Si terranno domani nella chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore alle ore 11 i funerali di Elia Caroccia, la 32enne morta domenica scorsa in una scarpata nei pressi del ponte tibetano di Rocca Mandolfi in Molise. La salma della giovane è arrivata in città oggi presso la chiesa vecchia di Cicalesi per la veglia funebre. La procura di Isernia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Intanto sono stati completati anche gli esami esterni sulla salma di Elia, non un'autopsia ma un'ispezione esterna sufficiente a verificare le cause del decesso legate alla terribile caduta della ragazza trovata senza vita dai soccorritori giunti sull'area impervia. L'avvocato penalista Stanislao Sessa, che rappresenta e difende la famiglia Caroccia, sarà affiancato da un team di consulenti tecnici, tra cui un ingegnere forense, per verificare la dinamica dell'incidente. L'area attorno al ponte tibetano di Rocca Mandolfi, dove domenica ha perso la vita la giovane precipitando in un dirupo, resta sotto sequestro. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Isernia al fine di accertare le reali condizioni di sicurezza e percorribilità di una strada di montagna molto battuta da turisti ed escursionisti, specie in questo periodo d'agosto. In una nota stampa, Carlo Fucci, il capo della procura, ha riferito di aver accertato che in prossimità del ponte è collocato un cartello che indica il sentiero in questione come sentiero per esperti. Un'informazione che potrebbe però non essere sufficiente ai fini della sicurezza dei tanti che vanno a visitare il ponte tibetano percorrendo la strada fatta da Elia prima di scivolare per 80 metri in una scarpata. E questo spiega anche perché Fucci ha ritenuto necessario delegare al soccorso alpino della finanza di Roccaraso una verifica tecnica delle condizioni di sicurezza esistenti e necessarie per la percorrenza del sentiero, in parola per una completa ricostruzione della dinamica dell'evento. A tal fine, si legge ancora nella nota del procuratore, è stato disposto nei giorni scorsi il sequestro dell'area interessata, eseguito dai carabinieri di Cantalupo e notificato al comune di Rocca Mandolfi per consentire le indagini.